che oltre a essere artigiane sono ricercatrici, si occupano del design e della confezione di tinture digitali, sono insegnanti universitarie, quindi penso che sapranno raccontarci insomma, parecchio di tutto quello che sta intorno a queste belle cose che potete appunto anche vedere. La conferenza è un po' lunga, però facciamo una pausa, poi a un certo punto, intorno alle 7, 7:30, con un piccolo buffet e quindi spero che insomma, non diventi troppo pesante. E loro parlano in spagnolo ovviamente, e adesso la traduzione la facciamo in italiano, va bene per tutti. Sì. O in tedesco? O in tedesco? O in tedesco, dipende un po', adesso così dalle facce mi sembra più italiano, no? Se però c'è qualcuno che con il tedesco vuole ogni tanto una chiarificazione, qualcosa, basta chiedere, insomma, non è un problema. Vuoi presentare un Sì. po' il Come siamo progetto? arrivati qua? Come siete arrivati qua? Qual è lo scopo? Quali sono le associazioni messicane che stanno dietro a questo Bene, progetto? buonasera a tutti. Io sono Marco Turra, il compagno di Adriana, questo è il nostro figlio. Siamo arrivati fino a Bolzano, grazie all'amicizia con Alessandro Maliardi che sta lì, di Erasmus Student Network, questa rete di studenti che aiutano altri studenti. Certo, non siamo più studenti, ma siamo amici che aiutano altri amici. E quindi un grazie a Alessandro. Poi, bellissimo stare qui nella cultura del mondo, c'è una biblioteca così, arrivando dal Messico, dove ormai io mi sono trasferito da anni, e collaboro nella promozione di artisti, artigiani e di monete alternative. Quindi in tutto questo ho iniziato a capire recentemente l'importanza dell'artigianato. Di saper fare le cose direttamente dalla materia prima, ottenere la materia prima, trasformarla e fare cose di un'importanza incredibile, i vestiti, che è qualcosa che usiamo tutti i giorni, cioè tutti i giorni. Quindi nelle cose del Beniami nel 2005 avevo conosciuto Adriana, quindi poi nel 2009 è nata questa storia e cioè, la passione che lei ha di fare queste cose è incredibile, tale che nel 2008 ha fondato l'associazione RACU, Radici Culturali. E nel 2009 ha aperto anche una galleria di arte popolare a San Cristóbal de las Casas, che però ha chiuso, perché non gli piaceva tanto stare lì a vendere i prodotti dentro la galleria. Lei ha questa passione, questa dote innata di andare nelle comunità e imparare dalle artigiane, trasmettere le sue conoscenze che ampliano i vari campi nel settore tessile, perché 16 anni che collabora attivamente con varie istituzioni nazionali, anche internazionali e private, a tal punto che nel 2012 era coordinatrice nazionale dei progetti di tessile e fibre, che però nel 9 ottobre 2013 ha lasciato per per questa creatura che si è addormentata adesso. Mi hanno chiesto di tornare, però c'è una tale disorganizzazione, una burocrazia, E io dico, no, dai Adriana, fai le cose, cioè, cerchiamo di fare le cose senza dover passare a forza con lo Stato perché si perdono tempo, energie, sacrifici. E quindi a marzo, primi di marzo siamo stati a Oaxaca, lo Stato, nella Serra Norte, con un gruppo di artigiane che lavorano la seta, che sono ben rappresentate con quelle quattro sciarpe, un scialle, mantello e il reboso, BNI, rappresentate da Natividad Nzarate, un'artigiana che fa la vita perché ha 60 anni, e quindi siamo andati a fare un'investigazione, un preventivo per capire di cosa ha bisogno, se hanno bisogno queste artigiane di un corso di capacitazione, di commercializzazione. Si sono riuniti quattro gruppi locali lì, nella Serra Caconos, varie comunità, e sì, c'è interesse, però non c'è interesse anche di lavorare il fine settimana, durante la settimana, perché ogni gruppo ha le cose, ognuno ha la sua storia. Quindi da questo interesse è nato il collettivo Tosen, che è proprio
quello che diciamo adesso stiamo spingendo più, perché già l'associazione è un po' in stand-by, l'associazione RACU, mentre il collettivo Tosen è proprio nel suo massimo forma di energia. Già sono entrate assieme a Adriana, ci sono altri 5 artigiani, 5 disegnatrici e io, diciamo, come, e noi due come promotori, e siamo arrivati fino a qua. C'è molto da dire, però lascio la parola ad Adriana e a Jacqueline, che è una delle componenti del collettivo Tosen, che in lingua zapoteca significa unione di persone. Quindi l'importanza della comunità, del lavoro comunitario, è alla base di tutto questo. Infatti questa è una delle missioni che stiamo facendo e ce ne orgogliosisce farlo, e siamo proprio felici di stare qui. Grazie alla cultura e grazie al sacro. Alla parola ad Adriana. Buenas tardes. Bueno, ya me presento Marco, mi nombre es Adriana Osorio. Yo les voy a dar como una semblanza de lo que son los textiles en México, sus fibras, las técnicas que se usaban y la indumentaria tradicional, tanto en hombres como mujeres. Buenas tardes a todos. E Adriana, come è già stata presentata, vi farà un quadro un attimino di quelle che sono i tessuti e le fibre tradizionali in Messico, sia femminili che maschili. De acuerdo a los estudios realizados por arqueólogos y antropólogos, se tiene el conocimiento de que en el México prehispánico. Tutto así, a izquierda, sí. No, desde el principio. Todo arriba a la izquierda. Más, allá. Sí. Gracias. Bueno, en el México prehispánico entendemos que la vestimenta era usada por las personas, hombres y mujeres, principalmente basada en pieles. El pelo de conejo se usó mucho, mezclado con fibras como el chichicastle y el algodón. Y se usaban mucho las plumas para hacer los famosos penachos, como el de Moctezuma, y en textiles, o como en el huipil, que se le atribuye a la Malinche, que está tejido con pelo de, con plumas de ganso, ¿no? Entonces, a estos labradores de plumas se les conocían como amantenco. A estas personas se les tenía conocidas como de alto rango, eran como una colonia exclusiva en el México prehispánico. Nel Messico, prima dell'arrivo degli spagnoli, i vestiti erano fatti fondamentalmente di pelli, soprattutto si usava il coniglio, che veniva mescolato con altre fibre, con il cotone e altre cose, e soprattutto le piume. E coloro che lavoravano, facevano questi vestiti, venivano chiamati amantecos, lavoravano le piume. E ci facevano per esempio i penachi, quello che si vede nelle immagini di Montezuma, oppure altre cose che vengono attribuite alla Malinche, che non so se sapete, Malinche è una figura femminile molto conosciuta, era la donna anche di Cortes, uno spagnolo arrivato, e a seconda un po' dei punti di vista viene considerata o una prima mediatrice culturale, oppure insomma una figura un po' particolare. Questi vestimenti, diciamo, erano soprattutto di persone di alto rango nella gerarchia. Sì, las mujeres eran las encargadas de vestir a las comunidades, por los que se desarrollaron diversas formas de vestimenta según las regiones en las que habitaba. Es por ello que en México existe gran diversidad de textiles, donde las mujeres han desarrollado múltiples destrezas en el manejo de sus manos para el desarrollo de dichas prendas. Se han usado fibras principalmente vegetales, y al llegar a los españoles pues introducen la lana
y la seda de importación. A chi si occupava di fare i vestiti erano soprattutto le donne, che hanno poi sviluppato, anche in base alla regione che vivevano, diversi modi di fare proprio. E il Messico è molto grande, quindi per questo motivo c'è una grossa diversità all'interno del paese, da regione a regione, su quelli che sono proprio le tecniche e i disegni anche. Nell'era preispanica si usavano soprattutto fibre vegetali, oltre alle pelli, però con l'arrivo degli spagnoli è stata poi introdotta anche la lana e la seta di importazione, cosa che prima non c'era. Otra de las técnicas que introducen las mujeres es el uso de los tintes naturales, de origen tanto vegetal como animal. Más adelante les explicaré un poco más sobre el uso de estos tintes. E un'altra cosa che è stata sviluppata dalle donne è proprio l'uso delle tinture naturali, sia vegetali che animali, mm-hmm. Ma di questo poi parlerà dopo e approfondirà proprio questo argomento. Mm-hmm. Ahorita les voy a explicar sobre los materiales que se usaban y que se usan en la actualidad. Adesso andiamo a vedere prima i materiali che si usavano tradizionalmente una volta e quelli che si usano invece oggi. En la parte norte del país se utilizaban fibras semiduras, como son los agaves, del que se extraen fibras como el istle y el eneque. Como ven en la imagen a mi derecha, eso es la fibra de istle, muy parecida al eneque. En la parte izquierda tenemos la planta que le llamamos chichicastre o ortiga, que viene siendo como la canapa para ustedes. Más o meno. In origine le fibre erano vegetali, in particolare l'agave, da cui si può trarre una fibra, vedete qui le foto, si usava molto la canapa e poi ha detto altre piante che io non so. Chichicastle. Non saprei purtroppo in italiano. La resistenza di questa fibra è molto simile alla canapa. Che appunto ha una resistenza molto simile alla canapa. Le vedete praticamente qui queste piante. Estas fibras, come podemos ver en los códices, la imagen de abajo, la usaban para su vestimenta las personas del México antiguo. Estas tilmas, que les llamamos como capas, eran hechas de isle, de nequén o de chichicastle. Siamo comunque, mi sono dimenticata di dire prima, nel nord del Messico, e sotto insomma l'immagine un po' mostra anche queste sì, capi che usavano, sempre fatte con queste piante di cui ha detto i nomi, che proprio non saprei in italiano, sono, mi dispiace. Ora, más hacia la zona centro-sur del país, en las regiones de cálido húmedas, se usaba más la fibra de isote que tenemos a mi mano derecha, la pita a mi mano izquierda, y en otras regiones también se usaba la palma y el carrizo. Bueno, en esta parte el isote en mano derecha se usaba principalmente para hacer morrales, que es un objeto de uso masculino, y en la mano izquierda la pita, que es una fibra muy resistente y muy sedosa, y se usaba para bordar, para hacer cinturones. Invece nel centro del Messico, dove c'era un clima più caldo e umido, si usavano altre fibre, altre piante. In particolare queste due, isote, che venivano usate soprattutto per fare queste cose che vedete sotto, che usavano gli uomini, mentre quest'altra è molto resistente, questa pianta, come fibra, sembra un po' seta, e quindi veniva usata molto per il ricamo, per le cinture. Otra de las fibras que se usaban, que se consideran fibras duras, es la palma y el carrizo.
A mi mano derecha tenemos una señora tejiendo un petate, como un tapete de palma, y a mi mano izquierda tenemos las varas de carrizo, que se asemejan un poco al bambú. Ecco, si usavano poi appunto anche la palma, che vedete lì una signora che sta intrecciando un petate, che è un tappeto un po' grosso così da mettere per terra, e poi c'è quest'altra pianta, sono tutte fibre dure queste, quindi vengono usate molto per, fondamentalmente per intrecciare. Queste fibre si usavano per fare oggetti di uso quotidiano, come il soplado che abbiamo a mia mano derecha, che serviva per atizar la lumbre, le decimos nosotros, para encender el fuego. Uh-huh. Ajá. Aquí tenemos un señor tejiendo, que va a ser una botella y una canasta, que acá también se usa mucho, ¿no? Queste fibre venivano usate per oggetti di uso quotidiano, e tutto sulla destra è una cosa per soffiare dentro, per accendere il fuoco. Poi il signore sta facendo una bottiglia e vabbè, un classico cesto, insomma. Otra de las fibras muy importantes que es de origen americano es el uso del algodón, el cotón, como le llaman ustedes. Este era cultivado o se encontraba de manera silvestre. Principalmente es el color blanco el que podemos usar, encontrar en los estados de Veracruz, Guerrero, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Poi ovviamente il cotone era molto importante e veniva sia raccolto in modo spontaneo sia coltivato, e quasi tutto bianco ovviamente, e si usava soprattutto negli stati, quello che corrisponde oggi agli stati federali di Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Guerrero e Puebla. Otro de los, un algodón muy importante que se da solamente en América y que se cree que su origen es mexicano, es el uso, bueno, es el algodón café o algodón coyuchi, que lo podemos ver en la parte de abajo, que es un algodón natural que nace y se desarrolla en ese color y tenemos varias tonalidades. En la exposición que monté de la colección de indumentaria que tengo, ahí pueden observar un huipil que está brocado con coyuchi y con algodón verde, son algodones naturales, no son teñidos. Ecco, e poi c'è questo cotone particolare che è proprio di origine americana e si pensa addirittura messicana, che è un cotone che naturalmente è marrone in diverse tonalità. Se poi andate o se avete già visto, ci sono di là dei huipiles, che sono queste camicette qua, che sono marroni ma non sono tinte, sono proprio cotone naturale di questo colore. También, bueno, como les mencioné hace un momento, se usava il pelo de conejo, se hilaba con algodón o con la fibra chichicastle. Y otra de las fibras que se cree que hubo en México, en el México prehispánico, fue la seda, una seda criolla, la de color amarillo, la que tengo a mi mano derecha, ese era el tono de seda criolla que encontramos aquí, aunque no hay una certeza de que haya sido así. No se sabe en qué momento de la historia en México se aparece la seda. En la actualidad se están haciendo proyectos de recuperación de este tipo de gusano, pero el que más está haciendo es el blanco, es el introducido que viene que llega de exportación. Poi c'era anche appunto una seta che viene chiamata una seta creola, che non è bianca come quella che vedete qui sulla sinistra, che è quella di importazione, ma è più sul giallo. Solo che non si sa bene quando esattamente è apparsa nella storia del tessuto, viene filata solitamente insieme al cotone anche, e attualmente ci sono delle ricerche proprio storiche, un po' per capire appunto quando è apparsa e anche per tentare di recuperare questa larva che poi la produce, insomma di reintrodurla e en la actualidad, como mencionaba Marco, la seda se está trabajando en el estado de Oaxaca, en la Sierra Norte de Oaxaca, y son 5 comunidades las que están trabajando este tipo de fibra. Y esta seda viene elaborada sobre todo en el estado de Oaxaca, en la Sierra, en la montaña norte de Oaxaca, y son sobre todo 5, no de más, las comunidades que trabajan con esta fibra.
y una de las últimas fibras que se introducen a México, allá llegan los españoles, es la lana. Pero en México se cree que llegó la lana no directamente, sino que llegó a Cuba, y de Cuba empezaron a llegar especies de lana criolla, de animal criollo, borrego criollo, para las zonas frías de México, principalmente Chiapas, que es donde en la actualidad se sigue usando, y ahí podemos ver una niña que está ahí como cuidando el borrego, porque para ellos es un animal muy preciado. Y abajo tenemos una muñeca vestida con un traje tradicional de Chiapas, de la comunidad de San Juan Chamuy. Poi ovviamente si lavora la lana, anche se appunto la lana, come già detto, è stata portata dagli spagnoli, si pensa che sia arrivata non direttamente in Messico, ma attraverso Cuba, e soprattutto usata nelle regioni fredde del Messico, quindi nel Chiapas. E qui vedete appunto una ragazzina che cura un po' l'animale, che sono considerati molto preziosi, molto importanti questi animali. E sotto c'è un esempio di una bambolina vestita con un abito tessuto in lana. Ora, vamos a hablar sobre la preparación de las fibras. Para la preparación de las fibras semiduras, o de las fibras que vienen de los agaves, creo que les llaman acá, estas se desprendían de la hoja o la penca, posteriormente se cocinaban en fuego, estas piezas ya cocinadas se ponían en hornos de tierra y se tapaban por un lapso de 3 a 5 días, depende qué tan madura era la hoja. Después de esto se sacaban del horno y se ponían a raspar, como lo vemos en la imagen, para que quede solamente el filamento. Una vez que ya tenían el filamento, se lavaba y por último se peinaba y ya quedaba listo para hacer el hilo. Le fibre semidure tipo l'agave appunto avevano una preparazione molto lunga prima di poter essere usate, venivano prese le foglie e poi venivano messe in un forno di terra dove restavano a cuocere dai 3 ai 5 giorni, dal forno venivano prese, raschiate finché restavano proprio solo i fili poi venivano pettinati e solo successivamente potevano essere lavorate. Para preparar el algodón, primero se colectaba o piscaba, como le llamamos nosotros en México. Una vez que ya se colectaba, se despepitaba, como lo vemos en la imagen de la derecha, la señora le está quitando la semilla al algodón. Posteriormente esto se variaba, como lo vemos en la foto de mi mano izquierda, está variando la señora el algodón, ese algodón ya está teñido con grana cochinilla. Una vez de que ya estaba listo, que ya se variaba, ya se procedía a hacer el hilado, como lo vemos en la imagen de abajo. Quindi c'è il cotone, dove viene prima raccolto, poi bisogna togliere tutti i semini che ci sono dentro, quindi andiamo al lavoro, poi viene come colpito con questi bastoni, si vede lì in un cotone che è già stato tinto con tinture naturali e poi viene filato. Filato. Después tenemos la preparación de la seda. El promedio de tiempo para que la larva crezca, bueno, el gusano crezca y desarrolle el capullo es de un mes, 30 días promedio. Una vez que ya tenemos el capullo de seda, se escogen los capullos más grandes, se hace una selección y se sacan al sol para que no vaya a romper la palomita y vaya a echar a perder el capullo. Lapso de una semana promedio lo dejan al sol y posteriormente esto se hierve, se pone a hervir con cal. Una vez que ya esté hirviendo, se deja enfriar y se vuelve a poner al sol para que seque bien y no se vaya a hacer hongo, no se eche a perder. Y una vez que ya estás así lavado y está seco, ya se empieza el proceso de desmembrar el capullo, que le llamamos nosotros de manado, y ya queda listo el capullo para hilar, como lo vemos con la señora en la foto de la mano izquierda, que está hilando con el huso o malacate.
anche la seta ha una preparazione molto lunga perché ci vuole appunto prima il verme che la fa e ci mette circa 30 giorni, un mese intero. Poi bisogna prendere e scegliere i pezzi più grandi, si mettono al sole, stanno al sole una settimana, devono asciugarsi, poi vengono bolliti, poi vengono rimessi al sole un'altra volta finché non sono veramente asciutti, perché altrimenti il pericolo è che si formino dei funghi. E solo successivamente si può filare, quindi abbiamo un tempo di preparazione anche qui molto lungo prima di poter iniziare a lavorarlo. Y bueno, el último es el uso de la lana, que estaba en la imagen anterior. Este animal, bueno, pues igual, una vez que el pelaje ya está listo para trasquilar, se le corta el vellón al animal. Esta fibra, una vez cortada, se lava para quitar el exceso de grasa. Una vez lavada, se desmembrana para limpiar y quitar residuos. Y también se hace una especie de peinado con unos peines de metal, nosotros le llamamos cardado, y con esto, con este cardado igual ya queda la fibra lista para poder ir. La lana è forse la cosa più veloce perché si prende l'animale, è tosato, poi bisogna ovviamente pulire tutto quello che è stato tosato, togliere ogni residuo, lavare per togliere anche il grasso dell'animale che magari c'è addosso, e poi appunto viene pettinata, pulita e poi può essere filata. Ahora, el uso de los tintes naturales que viene desde el México prehispánico se da principalmente en tres colorantes. El primero es la grana cochinilla, que es una larva que se inserta en el nopal, el cual nos da un color carmín, y según el fijador que le metamos o entonador, nos puede dar varias tonalidades que pueden ir desde el rosado hasta el morado, pasando por el carmín hasta el morado. Este lo tenemos a mi mano derecha, ahí está una muestra del nopal insertado con la larva que es el gusanito de la grana. Una vez que ya se desprende, que ya está lo suficientemente grande el animal, se desprende del nopal, se deja secar y posteriormente se muele para ya poder nosotros extraerle el colorante al animal. Y abajo tenemos un huipil que está teñido con grana en color vino, y es un huipil tradicional de la comunidad de Aldama en Chiapas. Tra le tinture invece naturali ce ne sono fondamentalmente tre che vengono usate. Una è la cochinilla, si chiama così in italiano credo, che va a mettersi in questa pianta che vedete, quando è una larva, quando è abbastanza grande, viene tolta, viene fatta seccare, viene pestata e in base al fissante che si mette dà un colore che può andare dal rosa chiaro fino al viola con tutte le tonalità in mezzo, il rosso carmino, insomma. Infatti tutte queste foto che vedete sono tessuti tinti con questa larva. Otro de los colorantes muy importantes en México y en prácticamente gran parte del mundo es el índigo, el añil, que nos da el color azul. Esta es una planta que se deja fermentar para extraerle la indigotina, el color, la esencia del color, y una vez seco se hace piedra. Esto lo podemos ver en la foto que tenemos en seguida del nopal. Ahí está una planta en floración y ahí tenemos la pasta ya extraída. Este color, el añil, lo podemos encontrar en México no solo en textiles, sino también en murales. Con altro colore importante, l'indaco, che dall'azzurro o il blu, insomma, lì vedete la seconda foto in alto, la pianta viene presa, la fermenta, si viene fatta fermentare e vengono fuori quelle cose che sembrano un po' delle pietre, insomma una pasta, viene usato non solo per tingere le stoffe ma anche per dipingere e fare il murales, è molto importante in Messico.
El tercer color, que también es de suma importancia, es el caracol púrpura, que es un molusco y lo encontramos en toda la región del Pacífico mexicano. Este colorante es usado en los enredos tradicionales de la costa de Oaxaca, en el municipio de Pinotepa de Don Luis. Y este colorante se usaba en los enredos, como vemos, y ahí tenemos una foto que muestra un señor que está tiñendo con el molusco. Algo importante aquí en México es que el animal, el molusco, no se mata, solo se estimula para que suelte su tinta. Ecco, appunto, l'ultimo colorante è questa specie di lumaca di mare, questo mollusco che appunto viene usato poi nelle regioni del Pacifico. E nell'ultima foto si vede un signore che ha in mano questa che sembra un po' una conchiglia e sta proprio tingendo la lana passandogli sopra. L'animale non muore, viene solo stimolato affinché butti fuori questa secrezione che poi dà il colore. Además ya está controlado el sistema de teñido solo por temporadas. Cuando no están en reproducción los caracoles es cuando se puede teñir. E anche qui c'è un limite dato dalla natura, si può tingere solo nella fase in cui questo animale non è in riproduzione. Lì non si può fare niente, tolta questa fase, allora si possono usare per tingere. En la parte de abajo, en el centro, tenemos una imagen que nos muestra el uso de la cochinilla, el anil y el caracol púrpura en los enredos que le llaman pozaguanco de la región de Oaxaca. A mi mano izquierda tenemos las enaguas que portan las señoras en el estado de Oaxaca, en la región de la costa. Ecco, infatti la foto in mezzo è un tessuto tinto con questa... questo mollusco e la foto tutta a destra qua sono queste gonne tipiche delle donne di Oaxaca, anche queste tinte in questo modo. Otro de los colorantes que tenemos en México son los usos de cortezas y maderas y semillas que nos dan el color café, como son el nogal y el cascalote y el nanche, que son plantas de aquí, pero el nogal yo creo que sí. E poi appunto vengono usate legni, semi, in particolare una pianta che si chiama nogal, che è simile alla noce, che vengono appunto triturate, pestate, che danno grosso modo un marrone, vari tipi di marrone. Sì, sono vari caffè e además questo lo usavano per curtir pieles. Questi colori caffè si usavano per curtir le pieles degli animali che cazzavano. E questi curtir per che la pelle non si echa per te. E queste sostanze venivano poi anche usate per conciare la pelle quando appunto, si ricavava la pelle dalla caccia e mantenerla. Sì, otro de las plantas que tenemos nosotros es el uso del pericón, donde extraemos el color amarillo. El proceso de teñido es un tanto laborioso porque muchas de las veces se extrae el color directamente, se pone a hervir, pero son colores duraderos al grado que se han encontrado vestigios de textiles de hace más de 100 años con los que se tiñeron con tintes naturales. E poi c'è una pianta che si chiama appunto pericon, da cui viene estratto il giallo. E è abbastanza laborioso ottenere questo colore, però in cambio è un colore che dura tantissimo, tant'è che si sono trovati vestiti o indumenti che hanno più di 100 anni e mantengono praticamente inalterato il colore. Una de las cosas que nosotros como diseñadores buscamos es el fomento del uso de las técnicas tradicionales. En los últimos años nos hemos encontrado que muchas de las artesanas han sustituido, en el caso de los tintes, por anilinas, por material sintético. Pero bueno, nosotros nos damos siempre la tarea de hacer el rescate de lo tradicional. È uno dei compiti che si sono posti loro, proprio sia come designer tradizionali, è quello proprio di recuperare i modi di usare le tinte naturali, perché le artigiane sono passate molto ai colori sintetici
Però si sta tentando di far rivivere proprio le tradizioni in tutto, insomma, per cui anche i colori naturali. Ahora iniciamos en el proceso de elaboración de los textiles, ya les expliqué qué fibras usaban, cómo se preparaban y ahora cómo se desarrolla un textil, cómo se elabora. Una vez que ya tenemos la fibra preparada, se inicia con el proceso de hilado, con el uso o el malacate. Lo podemos ver a mi mano derecha, una señora con un uso y también una imagen de un código. Uno de los códices, perdón, donde muestra un malacate, una señora hilando con el uso del malacate, que es un pedazo de una varita de madera con dos puntas y con un contrapeso, ya sea de barro o de madera. Ecco, nel modo tradizionale di preparare le fibre si usava questo bastone che viene chiamato malacate, un bastone a due punte con un contrapeso, solitamente anche una pala di fango indurito, insomma, lo vedete sia usare là sotto per filare, sia si vede in un'immagine antica preispanica, la filatura proprio del tessuto con questo malacate. Este instrumento es de origen preispánico, como les mencioné anteriormente, y también es una herramienta que se usó en Mesoamérica y se sigue usando. È appunto uno strumento preispanico, prima dell'arrivo degli spagnoli, e si usava in tutta la Mesoamerica, tutta l'America centrale, no? Sì. Quella dell'America centrale, no? Una de las herramientas también que se usaba con el uso es una jícara, como un vasito de barro o de alguna fibra natural que se usaba para soportar el uso y tuviéramos un hilado más uniforme, no viene ahí en la foto, pero esa jícara es muy importante para obtener un hilado uniforme. Poi si usava, non c'è una foto, un altro strumento, jícara è come una tazza, un bicchiere in qualche modo, che anche questo veniva usato per filare. Il vantaggio rispetto a questo strumento qui che il filato era più uniforme, era più uguale tutto quanto. Una vez que ya tenemos el hilo preparado, se da inicio con la elaboración de la urdimbre, que esta es la acción de preparar los hilos para formar nuestra tela. Estos se hacían con palos clavados en la tierra, donde se iban formando unas crucetas, unos cruces con los hilos. En la actualidad también podemos seguir viendo esta forma de preparar las telas para la elaboración de los textiles. Una volta ottenuto il filo, bisognava preparare, diciamo, la base su cui lavorare. Si chiama urdimbre in spagnolo, nella loro lingua. È spagnolo urdimbre o è castigliano? Castigliano. È castigliano, in spagnolo. E veniva fatto piantando dei pali per terra e i fili venivano tirati a forma di croce in modo tale da formare quasi una trama, insomma. Già. Una vez que ya tenemos la urdimbre, bueno, aquí tenemos la foto de arriba, muestra la estaca, una señora formando su urdimbre, y abajo tenemos un instrumento ya adecuado para hacer la misma acción de urdimbre, pero ya con un tronco de madera. Bueno, la foto sopra, vedete due pali piantati per terra, sì. E i fili che iniziano a essere tirati, su cui poi dopo si può tornare a tessere. Invece sotto uno strumento un po' più moderno, però che ha la stessa funzionalità. Una vez que ya tenemos la urdimbre, pasamos a montar el telar, el urdimbre en el telar de cintura. Esta también es una herramienta de origen prehispánico y que en la actualidad lo siguen usando muchas de las mujeres. Esto se le llama telar de cintura porque las mujeres colocan uno de los extremos, como vemos en la imagen del códice, está en un poste y la mujer ata el telar en la cintura, por eso es que se le llama telar de cintura. Una volta fatto la trama iniziale con questo urdimbre, viene poi montato su un telaio, però il telaio preistagno che si usa tuttora nelle comunità è un telaio che si aggancia al bacino, viene un'estremità appesa e poi agganciato qui al bacino.
Una vez que ya tiene formada la mujer los pares y los impares, como vemos en la imagen del telar, se mete una bobina o lanzadera, que es la que nos va a ayudar a alimentar el telar para que crezca. En el México prehispánico, el telar era como un hijo para las mujeres. Entonces, para ellas, hacer una trama era, hay que alimentar el telar para que pueda crecer, para que pueda nacer. Una volta montato il telaio, vengono usati, adesso scusatemi, ma questi sono termini abbastanza specifici che in italiano faccio, non so, vengono usate comunque queste cose che vedete, che si dice vengono usate per alimentare tutto il tessuto. Per le donne il telaio è quasi come se fosse un bambino, quindi va alimentato affinché possa crescere poi l'intera. Sí, entonces aquí pues nos hace toda la acción de los lisos, esto es lo que les explicaba, esta es la trama que alimenta nuestro telar y esto hace la división de los hilos, va subiendo arriba abajo y va entrecruzando, va haciendo la trama. Con este que es el machete vamos apretando el tejido y así vamos a ir cambiando esto, la vara de liso nos va a ayudar a ir cambiando pares y pares. Quindi lì vedete praticamente come funziona tutto il telaio, c'è questo bastone diciamo più fino che serve un po' per separare i fili e quella cosa che sono un po' mancette più grossa, la spada che serve sempre per schiacciare in giù, per tenerli fissi e così un po' alla volta insomma cresce. Io non so se c'è qualcuno più esperto di me in tessitura che magari può aiutare con i tratti. Igual alla llegada de los españoles pues llega la rueca para hacer el hilado que se usa acá, la encontramos allá en Feltre. En Feltre fue donde encontramos las ruecas. Se parla di vuoto, de l'arcolaio. En algunas comunidades, sobre todo en Oaxaca, es que se usa la rueca y también junto con la rueca pues llega el telar pedal o colonial. Poi con l'arrivo degli spagnoli invece arriva anche l'arcolaio, soprattutto a Oaxaca si usa molto quello e con gli spagnoli arriva anche il telaio a pedale, o come lo chiamano loro il telaio coloniale. Questi telari si usano per fare principalmente piezze grandi come tappeti, tapices, telas, come alcuni rebozos che vediamo acá, che sono fatti in telari más grandes porque esto nos permite hacer lienzos más anchos, porque con el telar de cintura lo más, o sea, el grueso, el ancho de un telar de cintura es lo que da el ancho de la mujer, lo más 70 centímetros y ya es muy ancho. Ovviamente i telai, queste pedali vengono usati per fare pezzi molto più grandi come i tappeti per esempio, perché il telaio fissato al bacino dà una larghezza che è quella che ha la donna, quindi 70 centímetros, grosso modo, depende. Sí. Bueno, aquí tenemos una muestra de una mujer de Oaxaca tejiendo, iniciando la urdimbre para hacer un tapete en Teotitlán del Valle. Y ahora pasamos a los tipos de ligamento. ¿Cómo se llaman los tipos de tejido? Tenemos principalmente dos en México. Hay más, pero estos son los que se pueden ver un poco más, que es el telar liso, el de tafetán, que tenemos a mi mano derecha, y el de saca que tenemos a mi mano izquierda. A partir de estos se pueden hacer otro tipo de lienzos de formas y figuras, como lo podemos ver en esta pieza, que esto es telar de cintura y conforme se va haciendo la tela se va sacando la figura, esto le llamamos brocado. Ecco, poi queste sono grosso modo le due trame di base che vengono usate, le due principali che vengono usate in Messico, una la chiamano tejido liso, che è la quella lì, oppure sarga, questa qui, e per esempio si vede qui, questo è stato fatto con un telaio a bacino e man mano che si andava avanti venivano poi fatti questi disegni, il broccato si chiama anche in italiano.
También existen otras técnicas de tejido que nos dan un lado y el otro, cambiando los lisos que les llamaba en el telar de cintura. Otros de los tipos de tejidos tradicionales tenemos las telas de gasa, de concha de armadillo. Estas dos telas nos dan como si fueran transparencias en los lienzos. Es una figura, es un tipo de telar que tiene tres lisos. Es como este. Con este nosotros vamos a formar un liso. Pero la tela en concha de armadillo tiene tres lisos de este tipo y nos da como una red en la tela. En el Keshkemil que tenemos en exhibición, esa es una tela de gasa. Les digo que nos dan como si fueran telas transparentes, ¿no? Pero son hechas en el telar. Ci sono tre livelli di filo e poi entrano dei fili al lato e tu facendo la tessitura con questa asse che serve a chiudere e riesci poi a costruire praticamente una trama mettendo sui fili dritti che vanno dall'altra parte in modo che riesci a intrecciare e si forma il tessuto. Collaboratrice. Estos dos tipos de lienzos tejidos los encontramos principalmente en Guerrero y en Puebla, en los Keshkemil, que es una pieza tradicional única en México, y ahí tenemos una exhibida para que al ratito pasen y la puedan ver. Ecco, questo tipo di lavorazione si trova soprattutto nello stato di Guerrero e Puebla. E c'è poi un pezzo che poi dopo glielo chiedete a lei qual è esattamente dove potete vedere proprio questo tipo di lavorazione. Ahora, ya que tenemos nuestras telas hechas, vamos al desmontado del telar, del lienzo del telar, para hacer el ensamblado de los huipiles principalmente, ¿no? Una vez que ya desmontamos, vamos a hacer el bordado de unión, eso sí es bordado con aguja, y es la acción de unir las piezas, como vemos en este huipil, que es un huipil ceremonial del estado de Guerrero, todo es brocado y está unido a mano con una técnica de cinco pies, que es un bordado a mano. En Guerrero es donde encontramos las randas, a eso le llamamos randas o bordados de unión, donde encontramos los bordados más finos en los textiles. Ecco, poi una volta che abbiamo finito di tessere, che abbiamo il nostro bel pezzo di stoffa, va assemblato. Questo è un huipil cerimoniale dove per unire i pezzi viene fatto con quello che loro chiamano il ricamo di unione, quindi tutto a mano. Sì. Y bueno, tenemos varios tipos de randas de unión, como mañana que tenemos dispuesto el taller de randas de unión, vamos a trabajar tres tipos de randa, uno del estado de Guerrero, uno del estado de Chiapas y el otro del estado de Oaxaca. Ci sono questi ricami di unione, che chiamano anche randas di unión, che domani per chi partecipa al laboratorio vengono fatti appunto tre diversi tipi di questi ricami di tre diversi stati, Chiapas, Oaxaca e Guerrero. Sì, ora la indumentaria tradizionale en las mujeres está compuesto principalmente de cuatro elementos. Como podemos ver en la imagen del medio, es la enagua o enredo que le llamamos, que es como si fuera una falda, pero es un lienzo. Ahora sí que se llama enredo porque se lo enredan las mujeres a la cintura y portan una faja igual en telar de cintura. Nei vestiti tradizionali, diciamo per le donne, la figura in mezzo è composta grosso modo da tre parti: quella sotto che è un grande telo che viene arrotolato. Sì, in spagnolo dicono enredo, arrotolare, proprio perché viene arrotolato. Poi c'è la cintura. Con una faja, lo amarran con una faja. Questa gonna viene appunto fissata con questa fascia per la cintura. Ahora en el México prehispánico, según la región, las mujeres se cubrían o no se cubrían el torso.
En una de las, en algunas regiones se cubrían el torso con un keshkemet, y en otra, en las regiones de la costa no usaban nada las mujeres. Ya en la época de la colonia es cuando ya empiezan a cubrir el torso y es cuando empiezan a crear. Las capas que traen aquí encima las usaban para taparse el torso. Y de, posteriormente empezaron a hacer la creación de los huipiles, ya sean cortos o largos. Ecco, nel Messico preispanico, a seconda della regione, le donne sopra si coprivano oppure no. Nella parte del Pacifico, per esempio, no. E si usavano anche come dei scialli in testa che servivano poi per coprire un po' tutto. E poi con l'arrivo degli spagnoli le donne iniziano a coprirsi dappertutto e quindi iniziano a fare i huipiles. Sì, come possiamo vedere nella immagine della mano izquierda arriva, ahí tenemos una signora con un enredo e trae un delantal, non so come per cucinare. Un Ya en la actualidad usan eso, o se ponen una capa como la del centro, en la cabeza se pone el torso. Y abajo, bueno, tenemos mujeres de guerrero portando su traje tradicional de diario, porque estas mujeres tienen de diario y ceremonial. En cima vedete, por ejemplo, una señora que le spalle così che usano per vestirsi un qualcosa che è molto simile a un grembiule. Rispetto a noi, e poi abbiamo sempre questa fascia che può coprire tutto, invece sotto ci sono delle donne con dei vestiti uso quotidiano, perché c'è una differenza tra quello che ci si mette ogni giorno e quello che invece per uso cerimoniale. Ora, las mujeres, las figuras che muestran en sus huipiles, che desarrollan en el telar, tienen un significado que viene con su cultura, con su comunidad. En ellas lo que plasman es su tradición, su historia de vida. O sea, realmente cada uno de los huipiles que ellas portan es la historia, es su vida, es parte de su cultura. Ok, i disegni che trovate nei huipiles, in queste camicette, vengono fatti, ogni donna ci mette dentro un po' la storia della sua vita, ogni disegno ha un suo significato, è legato alle tradizioni ed è veramente dato dalla storia di vita di ogni donna. Ora, hay dos elementos en la indumentaria mexicana sumamente importante. Uno es el uso del keshkemet, como podemos ver a mi mano derecha, que es un keshkemet hecho en tejido en telar en curva, que es el único técnica que se hace en México, no hay en ningún otro lado donde se elabore el tejido en curva, que es un tipo de lienzo que no necesita uniones, sino que cuando vamos haciendo el tejido, se voltea la urdimbre, se convierte en trama y podemos generar la curva. Otro de los elementos de la indumentaria mexicana es el uso del rebozo, que Jacqueline ya les va a explicar. Ci sono due elementi molto importanti appunto nella tessitura in Messico. Una è, la vedete nella foto a destra, appunto le signore che hanno questa specie di scialle che viene lavorato per fare già nella tessitura la forma praticamente, la curva, l'angolo sì. Non viene cucito così, ma già quando viene tolto dal telaio ha questo angolo che permette di fare da cappuccio, appunto. Mentre l'altro sono sempre questi ricami di unione di cui abbiamo già parlato e che poi racconterà meglio Jacqueline. E questa cosa di dare l'angolo praticamente si fa, è una cosa che si fa solo in Messico, non si è visto in nessun altro posto. Sì. Ora, in indumentaria masculina, pues es un poco más sencilla, usaban calzón o pantalón, como vemos en la figura del centro y a mi mano derecha, y un cotón o camisa, ¿no? Le llaman cotón en México, fuera del algodón, pero realmente es una camisa. En las zonas de tierra caliente, los calzones del hombre son cortos, en tierra fría es más largo, y igual se lo ciñen con una faja. Invece i vestiti degli uomini erano più semplici, usavano una camicia e un paio di pantaloni che venivano anche questi fissati con una fascia in vita. Nelle regioni calde questi pantaloni erano corti, in quelle fredde erano lunghi.
Ahora, en el caso de los hombres, hay dos elementos importantes en su indumentaria, que es el uso del gabán, que está a mi mano izquierda, que es una especie de tapete con un agujero en el centro para que se lo puedan como montar los hombres. Ecco, per gli uomini poi c'erano questi poncho, praticamente chiamano una specie di tappeto con un buco in mezzo per metterci la testa. Y otro de los elementos importantes en la indumentaria de los hombres es el uso del morral. Nosotros le llamamos morrales a la pieza que tenemos en el centro. Este pertenece a una autoridad de una comunidad de Durango, indígenas tepehuanos. Aquí el morral lo usan principalmente los hombres porque significan la fertilidad. Por eso es importante, casi siempre vamos a ver un morral tradicional colgándole estas bolitas, porque son como la conexión con la tierra, que tiene que ver ya con la fertilidad. Ecco, per gli uomini un altro elemento molto importante oltre al poncho è questo morral, che usano solo gli uomini e che sta a indicare un po' la fertilità. Ha queste palline appese sotto che simboleggiano il legame con la terra. Y pues en general esto es como una visión de lo que es el textil en México, cómo se ha dado, cómo se trabaja en la actualidad. En muchos de los casos se han hecho esfuerzos por la recuperación y el fomento de los textiles. Afortunadamente todavía hay persistencia, todavía está vivo. El trabajo textil en México cambia constantemente, pero siempre está vigente y se modifica y hay diversidad de colores, de formas, pero siempre ha estado muy presente y sigue vigente en México. Es por eso que pues nosotros seguimos trabajando en esto. Por esto, más o menos, adesso è stata una panoramica, diciamo, su un po' la storia degli indumenti in Messico. Il lavoro tessile in Messico è molto vivo, non ha mai smesso di essere fatto, di essere portato avanti, cambiano i colori, magari le forme. E si fa un grosso lavoro per il recupero dei metodi tradizionali, però per fortuna non si è mai smesso.